Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sto facendo quest'intro qui in corridoio accanto al bagno, come si intravede un pochettino, perché oggi mi dedico proprio a questa stanza. Voglio andare a svuotarla completamente, quindi svuotare i cassettoni, togliere tutto quello che c'è sopra il mobile e dare una bella pulizia profonda al bagno, utilizzando anche qualche prodottino che ho trovato l'altro giorno da Lidl. Sono prodotti che non ho mai provato, quindi sono davvero curiosa di vedere come si comportano. Parto da una cosa che in realtà non c'entra niente con il bagno, ma comunque sono prodotti di pulizia. Ho preso questo ammorbidente concentrato della Lenor con oro e fiori di vaniglia. Non l'ho mai provato, mi incuriosiva molto e mi piace tanto anche il profumo, molto delicato. Poi sapete che io amo la vaniglia, quindi non potevo non provarlo. Questo finisce diretto in lavanderia. Poi ho preso invece al Lidl di questa linea W5, insomma, che penso sia un brand che rivende Lidl comunque, perché in altri negozi non l'ho mai trovato. Ho preso questa spugna cancella sporco, rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato, ideale in casa, in giardino e per l'interno dell'auto. Devo dire che in auto sono curiosissima di provarlo, perché io ho la 500 con gli interni chiari, quindi si sporca molto più facilmente di una macchina con gli interni scuri, quindi molto curiosa di provarla. Questo volendo si può utilizzare anche se avete dei bambini, per rimuovere, come fanno vedere qui, tipo i disegni fanno con la matita su, magari sui muri o su qualche mobile. Poi ho preso questo, che è sempre un prodotto per la pulizia, che però non utilizzerò in questa giornata, perché è una spugna per lucidare le scarpe. Mi incuriosiva molto. Poi, non avendo nessun prodotto di questo tipo in casa, l'ho presa subito, perché abbiamo comunque diverse scarpe, specialmente io, tipo tronchetti, stivaletti neri da lucidare, quindi l'ho presa. Ho grandi aspettative da questa spugna. Poi ho preso questo sbiancante per fughe, questo mi incuriosisce tantissimo, ideale per fughe di piastrelle e pavimenti. Quindi questo sicuramente lo posso utilizzare sia qui in bagno, ma anche in cucina, specialmente vicino al lavandino, perché avendo comunque il piano giallo, dove ci sono le fughe, si è leggermente ingiallito, quindi voglio provare a utilizzare questo prodotto. Poi, andando avanti, ho preso questo deodorante per tessuti, rimuove cattivi odori da tende, vestiti, cuscini e imbottiture. Questo l'ho preso da spruzzare sui tappeti che abbiamo un po' sparsi per casa e sulle cuccette, sperando che non dia fastidio alle cagnoline, però vorrei provare sulle loro copertine e cuccette. Però non so se per loro sia indicato, poi in realtà non c'è scritto, boh, devo provare sinceramente. Comunque il profumo non è fastidioso, anzi, adesso non riesco neanche a aprirlo, è un profumo comunque buono, perché già in negozio l'avevo aperto. Io sono così, quando vado nei negozi devo prendere qualche prodotto per pulire casa, annuso sempre le profumazioni. So che non si dovrebbe, ma lo faccio. Comunque questo sa tanto 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 di pulito e non vedo l'ora di provarlo sui vari tessuti. Poi ho preso una cosa che in realtà non c'entra con la pulizia, cioè non è un prodotto di pulizia, ma ho preso questi strofinacci, sono due in cotone, uno è completamente bianco come potete vedere, magari lo apriamo, che dite, forse è meglio. Uno è così molto semplice, bianco, l'altro invece è sul grigio con questi disegni geometrici che sapete mi piacciono molto in stile nordico. Poi ho preso queste salviettine per pulire il bagno o comunque il WC. Ad essere onesta, io queste le utilizzo quando voglio lucidare il bagno, voglio dare una pulita veloce e non ho tempo per mettermi lì con la spugna e il detergente, quindi quando voglio dare una passata veloce utilizzo salviettine di questo tipo. Queste non le ho mai provate, mi hanno incuriosito, quindi le ho prese, sono 25 pezzi. Poi ho preso questo set di panni per pulire le varie zone della casa. Infatti, come si può intravedere già dal disegno, per ogni ambiente della casa ci sono
panni di colore diverso con delle icone che rappresentano i vari ambienti della casa. Andando con ordine, questo è il panno per pulire i vetri, c'è proprio la finestrella qua disegnata. Poi c'è questo che invece è un panno cattura polvere, molto semplice. Poi abbiamo il panno rosa che invece è per passare i mobili. Il panno azzurro invece è per la cucina, forno, piano di cottura, quant'altro. E l'ultimo è un celeste, un color carta da zucchero, questo qui che invece è per il bagno. Curiosissima di provarli, di vedere come si comportano. Poi ho preso questa pasta che forse tra tutte le cose che vi ho fatto vedere è quella che mi incuriosisce di più. In sostanza si tratta di una pasta che va a eliminare calcare, sporco e grasso e pulisce, lucida e preserva l'acciaio, quindi si può utilizzare ad esempio sulla rubinetteria del bagno, della cucina, per rimuovere il calcare, e ci diranno pochissimi, quindi secondo me è un prodotto molto valido. E non avendolo mai provato, ho preso anche questo. C'erano altre cose di questa marca che alla fine io non ho preso e lasciato lì. Queste sono quelle, diciamo, che più mi incuriosivano. Detto questo, vado in bagno, svuoto completamente tutto quanto e iniziamo a pulirlo, anche perché voglio provare ad utilizzare il vaporetto per pulire per bene il vetro della doccia. 3, 2, 1, venite con me. Ed eccomi qui. Come prima cosa, ovviamente, sono andata a togliere tutto quello che era in bagno, dalla cesta per la biancheria sporca ai vari balsami, shampoo, perché poco fa avevo lavato i capelli e quando devo lavare soltanto i capelli lo faccio qui nel lavabo, quindi avevo in giro anche quelle cose. Insomma, ho tolto tutto e ho svuotato anche i due cassettoni che abbiamo sotto il lavabo, proprio perché, come vi dicevo prima, mi è venuta voglia di organizzare meglio anche l'interno del bagno, perché ultimamente si era creato un po' di confusione. Lo spazio, come vedete, non è grandissimo e alla fine penso di andare a eliminare le cose per pulire il bagno dal cassetto, metterle da un'altra parte per avere più spazio per mettere le altre cose. Però in questo video non sono andata ad organizzarlo in quel senso, ma sono andata semplicemente a pulirlo insieme a voi. Comunque, come prima cosa sono partita dalla doccia, che come vedete aveva decisamente bisogno di una bella pulita, specialmente sull'acciaio, in quanto con l'acqua ovviamente si crea subito il calcare già dopo la prima doccia. E anche sul vetro della doccia potete notare quanto era sporco. Come prima cosa ho utilizzato questa pasta che ho preso da Lidl e che mi è piaciuta tantissimo, infatti poi vedrete il risultato, è pazzesca, ha pulito per bene tutto l'acciaio ed è semplicissimo da utilizzare, perché come avete visto ho passato la spugna leggermente bagnata su questa pasta che si è trasformata poi in schiuma e che ho passato direttamente sull'acciaio. Ho strofinato per circa qualche minuto, non di più, e poi con un panno asciutto sono andata ad asciugare tutto e vedete come è uscito, è perfetto, è bello lucido, ha tolto tutto. Davvero super consigliato. Se vi capita, fate un salto da Lidl e prendetelo, perché è davvero la fine del mondo. Ora utilizzerò sempre e soltanto lui per pulire l'acciaio, specialmente qui nella doccia. Poi sono passata al piatto doccia che ho pulito con questo prodotto che all'interno ha anche un po' di candeggina. L'ho spruzzato e l'ho lasciato in posa per qualche minuto, specialmente sui bordi vicino alle piastrelle che tendono ad ingiallirsi leggermente. Quindi l'ho lasciato in posa appunto un paio di minuti e poi con l'aiuto di questa spatolina sono andata a strofinare per bene per rimuovere tutti i residui di sporco. E poi grazie al mio amatissimo spruzzino che ho alla fine della doccia sono andata a risciacquare completamente il piatto doccia. E poi passiamo al vetro. Ho messo prima un po' di via calc, ho lasciato agire anche qui semplicemente un minuto e mezzo, due minuti, e poi l'ho risciacquato completamente con l'acqua. Infine sono passata alla scopa a vapore, che è stata pazzesca, ha tolto ogni residuo di calcare, quindi anche questa scopa a vapore è super approvata. Era la prima volta che la utilizzavo
utilizzavo qui sul vetro della doccia e sono rimasta davvero molto contenta. Ha lasciato per andare un po' di acqua, quindi con un panno ho asciugato completamente il vetro dai residui di acqua. Passiamo adesso ai sanitari. Ho spruzzato un po' di Napisan specifico per i sanitari per il bagno al profumo di limone, se non ricordo male. Parto sempre dal water, che è quello che mi piace pulire meno, quindi parto sempre da lui. L'ho pulito sia internamente che esternamente, ovviamente, e per il water utilizzo una spugna dedicata proprio a lui, mentre per il bidet e per il lavandino utilizzo un'altra spugna. E poi ho preso un panno asciutto ed ho asciugato completamente tutto il water, coperchio, tavoletta, proprio tutto. Se sentite questi versi è Gioia che sta giocando, anzi è Mocha che sta giocando con Gioia. Comunque ho asciugato per bene tutto, quindi lavo per bene il water, lo asciugo e poi metto questo disinfettante all'interno. Infine ho passato il Napisan anche sullo scarico del WC. Poi sono passata al bidet e come prima cosa ho preso questa pasta pulente di Lidl, appunto, che ho passato sul miscelatore, e poi ho spruzzato sempre un po' di Napisan all'interno del bidet, l'ho lasciato agire anche in questo caso giusto il tempo di risciacquare, di asciugare il miscelatore, e poi sono andata a strofinare con la spugna, che ripeto utilizzo una spugna diversa. So che c'è chi usa una spugna per il WC, una spugna per il bidet e una spugna per il lavandino. Io in questo caso ne utilizzo semplicemente due. Tengo separato soltanto il WC, per il resto uso tutto insieme. Prima di passare al lavandino ho pulito il termoarredo e poi passo al lavandino. Faccio proprio zona per zona, così da non dimenticarmi nulla. E anche in questo caso ho spruzzato prima un po' di Napisan sul lavabo e l'ho disinfettato per bene, anche il tappino che si svita, essendo poi questo un lavandino bianco opaco, ha bisogno di una attenzione un pochettino più alta. Lo pulisco sia internamente che esternamente, ovviamente, e poi anche qui sono passata ad utilizzare questa pasta, che ripeto è davvero pazzesca, non pensavo, tra l'altro costa davvero poco, ce n'è davvero tanta, quindi credo che mi durerà davvero una vita. Voglio provarlo anche sul miscelatore della cucina, tra l'altro. E terminato di pulire anche il lavandino, sono passata al top del bagno, che ho semplicemente pulito con la stessa spugna ed ho utilizzato sempre il Napisan, proprio perché ho visto che non dà problemi al mobile, quindi lo utilizzo tranquillamente. Ho dato una pulita anche ai due cassettoni, visto che erano vuoti, ne ho approfittato e li ho disinfettati per bene, sempre con lo stesso prodotto, sia internamente che esternamente, quindi su questo ripiano, e poi sono passata al pavimento. Come prima cosa ho passato l'aspirapolvere, questo preso sempre da Lidl, anche lui ve lo consiglio, ma ormai ve l'ho ripetuto più e più volte. E poi, anziché utilizzare il lavapavimenti della Folletto, ho provato anche in bagno la scopa a vapore, che ripeto mi piace davvero molto perché disinfetta in profondità, quindi ogni tanto preferisco utilizzare questo al classico, insomma, mucio o comunque lavapavimenti che appunto solitamente utilizzo. Fatto questo bagno pulito e profumato, sono andata a riordinarlo aggiungendo gli asciugamani puliti e rimettendo qualche decorazione. Comunque io lo ripeterò all'infinito: quanto è bello avere il bagno perfettamente pulito, profumato e in ordine, senza nessuna cianfrusaglia in giro.
cioè praticamente non è mai così, ma fa niente, sono super soddisfatta del lavoro che ho fatto oggi. Come notate qui non c'è niente, ma dopo vi spiego perché. Vi faccio velocemente un tour con le cose che ho messo. Beh, ho messo ovviamente gli asciugamani perché quelli ci servono, questo vaso che mi piace tantissimo e poi trovo che si abbini perfettamente con il colore di questi asciugamani, e poi beh, qui nell'angolino la solita piantina che mi piace molto e che ho preso da Maison du Monde. Ho finito di pulire completamente tutto il bagno, alla fine ci ho messo tutto il pomeriggio, però volevo fare questa pulizia più profonda usando anche, come avete visto, il vaporetto sia sul pavimento che sul vetro della doccia e sullo specchio, proprio volevo pulirlo in profondità. Comunque, come avete visto, sono andata semplicemente a mettere l'asciugamano, il vaso e la pianta. Non ho aggiunto altro, non ho organizzato il mobile qui sopra dove tengo di solito i miei prodotti, perché lo voglio fare in un prossimo video. In quanto, non so se l'ho detto all'inizio del video, che sto aspettando, o forse sì, ora non mi ricordo più, in caso, perdonatemi, comunque sto aspettando degli ordini che ho fatto su internet, quindi appena arriva tutto voglio organizzare meglio un attimo il bagno, quindi lo farò in un prossimo video. Comunque, se questo video vi è piaciuto, spolliciate, così magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, farò la stessa cosa con le altre stanze della casa. Prestissimo, ve lo prometto, arriverà anche il room tour. Adesso dobbiamo fare una cosa qui in casa e dopo quella ve lo prometto che faccio l'home tour. Comunque, iscrivetevi per non perdervi quel video e tutti i prossimi video che arriveranno sul canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!